Ciao a tutti ragazzi da RS Metal Detector e non solo. Oggi test in spiaggia del The Legend, cover over detector. Proviamo un po' come si comporta il Noctamacro sulla sabbia, sia bagnata che asciutta. Andiamo a accendere il Metal Detector. Ok, modalità spiaggia, ora facciamo il bilanciamento su la sensibilità. Se fossi Clark Kent, sarei Superman. Se la natura fosse Wild, sarebbe Bear Grill. Ma mi dispiace tanto, non sono come te. Ho scelto un'altra strada, sono Super Beer. Il mio macro tira sull'ID e non solo quello. Più chiaro di così, mi tira sull'anello. Ad ogni modo non sai come godo mentre scavi un chiodo. E io tiro sull'anello d'oro come fossi Frodo. Mi fotto il tuo tesoro. Okay. Allora, bilanciamento del terreno, abbiamo detto che facciamo, e lo metto in tracking premendo il pulsante pinpointer. Sensibilità sono 30 e all metal. Sono sulla sabbia bagnata. Qui mi dà ID a 15, però il ferro c'è attivo. Di discriminazione, ora sono in all metal, metto la discriminazione 6.
Vedi perché a me non mi piace il mare. Guarda, il ferro era questo. Questo è il chiodino di ferro che mi sentiva il ferro. Sentivo, ho voluto prenderlo sullo stesso, ma... Madonna! Sì, eh? Allora, proviamo a aumentare... Proviamo a aumentare la discriminazione a F, quindi togliamo tutto il ferro. Tonni, 6 tonni. E rotta quando le idee diventano blu cosa vuol dire? Finché non diventano blu le mie. Oh! Ah, lei che è molesta. Guarda, anche questo lo sono corroso, ma... Sai quei chiodini d'acciaio? I chiodi d'acciaio che vanno attaccati alle... Alla cinta, sono quelli della cinta. Alle barbe? Sì, quelli per i cavi.
del segnale buono con già un attacco ogni tanto di check ferro. Per utilizzare il check ferro bisogna o spazzolare sopra a seconda della reattività, girare un po' intorno e avvicinarvi all'oggetto, e questo vi fa il ferro. Lo vedete che è un tappo qua. Non ci credo. Malattia. Mancava. Di rame. Chiodi di rame questo. 22. Ok. Sì. Vedi che i diti da. Piombo da pesca? Segnale profondissimo. Adesso io voglio dire, va bene? Scappa un po' l'uccinese. Giù. Fuori il coltello, noi quest'ora avevamo già il coltello. Ci siamo. E sono curioso. Eccolo.
il coso di una coppetta. Quanto è qua? 35? No, lì è bello fondo. Quanto è? 40? 35 ci sei. Ferro check, mi danno 18 e mi scia sul ferro check. Quindi secondo me anche qua è un sacco. Osservare. Questo è un pezzo di ferro. Che cos'è? Quanto dà? Quanto dà? No, no, è ferro. Sballonzola in quell'acqua e ferro proprio.
il nostro ferro. Vediamo, dai. Madonna, cazzo. Madonna, che rumoraccio, veramente. È un rumore che non ho mai sentito. Quello che lascio. È lì. Ragazzi, abbiamo provato il The Legend in spiaggia e anche in acqua con un freddo porco, quindi si è comportato divinamente, perfetto, direi che sono stati migliorati un bel po' di vaghe e niente, il mare si comporta bene, le buche ne abbiamo fatte anche delle profonde, gli oggetti li sente, quindi direi che cominciamo a dire che si può chiamare The Legend. Bene ragazzi, anche per oggi è andata bene. Hai finito? Non ce la può fare. Allora, bene ragazzi, anche oggi è andata bene, dobbiamo ringraziare Enrico che ci ha portato di SOS Metal Detector, che ci ha portato Chicco. Che ci ha portato la Sand Scoop, perché io naturalmente faccio solo terra, la Sand Scoop non ce l'ho, e quindi ci ha portato la Sand Scoop, grazie mille a SOS. Cosa stai facendo? Lei è la regia che sta facendo i cazzi suoi, comunque non c'è problema, il video è bello perché per questo, perché è genuino così. Sì. Se vi piace mettete like, iscrivetevi al canale, saluti a tutti, ciao ragazzi. Ecco, adesso ci sei anche tu.